il primo storico derby del Salento e anche il primo confronto ufficiale tra le due squadre. Lecce con la coppia inedita in attacco con Orvia Marilungo, il Gallipoli ritrova Pedersoli e Di Gennaro, arbitra Brighi di Cesena. Giallorossi del Gallipoli, angolo di Munard, entra Sosa e divora così il vantaggio, buco nella difesa del Lecce. Risponde la squadra di De Canio, completo oscuro, Marilungo per Corbia, blocca Garavano. Poi lancio di Mancini per Di Gennaro, contatto con Schiavi, cade Di Gennaro fuori dall'area, il fallo, ma comunque il fallo c'è, c'era la punizione non data e anche l'espulsione di Schiavi, qui sbaglia l'arbitro, protesta Di Gennaro e viene ammonito. Poi punizione Gallipoli di Pedersoli, schiaccia di testa Di Gennaro, gran parata di Rosati. Passiamo alla ripresa e qui cambia tutta la partita. Preme la formazione di De Canio, Lepore manda in profondità Giuliatto, il cross in tuffo, il gol di Corbia. Lecce in vantaggio dopo due minuti del secondo tempo. Ancora la formazione di De Canio. Dal vertice la botta di Vives esce di poco. Poi Giannini manda in campo Ginestra, Gallipoli a tre punte, qui Di Gennaro calcia fuori. Errore di Franchini, qui regala la palla a Corbia, salta Grandoni ma fallisce il raddoppio e anche la doppietta. Ancora il Lecce, Giacomazzi per Marilungo che libera Corbia e un'altra occasione sprecata. In campo una sola squadra, il Lecce di De Canio. Comunque si rivede il Gallipoli, cross di Pedersoli, rovesciata di Ginestra, bella l'acrobazia, la palla esce non distante dal palo. Poi combinazione tutta francese, Baclé Mesba e il palo, ma il tiro deviato da Garavano. Poi angolo del Lecce, il piccolo Marilungo, guardate, sale sull'ascensore, mette dentro di testa, sovrasta Grandoni, 2-0 Lecce al 37esimo. E c'è anche il calcio, un calcio di rigore per la squadra di De Canio, Garavano in uscita tocca Angelo, il fallo è netto, viene ammonito il portiere del Gallipoli, ma Baclé si fa parare il tiro. Lecce però non si accontenta e su cross di Angelo, doppietta di Marilungo, quarta rete per Marilungo, 3-0 e finisce così. Possiamo rientrare, dunque, abbiamo sentito prima Giannini che ha detto qualcosa sbagliato e sicuramente ad esempio la scelta in attacco dove il nigeriano Eliakiu è stato davvero deludente, forse la scelta poteva essere migliore con Ginestra. Buon Gallipoli nel primo tempo, poi la squadra si è smembrata nella ripresa e adesso Giannini dovrà appunto un po' valutare questa situazione anche perché il Gallipoli ha atteso due trasferte importanti a Brescia e poi in casa dell'Albino Leffe. Il Lecce tutto bene, sale bene la classifica, De Canio credo che non abbia sbagliato nulla, è tutto dallo stadio Via del Mare.